Come la Salerno Reggio Calabria. Sembra che la stanno costruendo gli schiavi egiziani. 60 anni che è in costruzione. Hanno fatto prima la piramide di Cheope 3.000 anni fa, a Salerno Reggio Calabria adesso, nel terzo millennio. Io ogni tanto ci passo, ci sono ancora i calabresi nudi che trasportano le pietre. Aspetta, metto questo. Se la tramandano da padre in figlio, ormai è una cosa come una fabbrica. Cioè gli amici miei calabresi, ah, tuo padre quando è morto che ti ha lasciato? Siamo bruciati una casa in paese, un pezzo di terra e 80 km di Salerno Reggio Calabria da finire. Che poi siccome ci hanno messo tanta fatica, tanto lavoro, tanti sacrifici per farla, giustamente ci tengono che sì, l'opera duri nel tempo, venga conservata. Infatti la usano una corsia per volta, così dura di più. Io ho sempre sostenuto che la Salerno Reggio Calabria fosse un deterrente per evitare l'invasione dei terroni a nord. Dice, terrone, se vuoi venire a nord dovrai superare la palude maledetta, il lago delle mille spade, la foresta incantata e la Salerno Reggio Calabria. Dove cazzo va a fare resta a casa? Infatti, ogni volta che un siciliano e un calabrese partono per andare al nord, salutano la mamma, il marito, il parente, la fidanzata, l'ultima cosa che dicono tutti, mi raccomando, quando arrivi a Salerno telefona. Ma debba andare a Monaco di Baviera, tu telefona a Salerno che da lì in poi è una cazzata. Poi c'è una notizia all'ultimo ora, non so se l'avete saputo, che l'UNESCO ha nominato la Salerno Reggio Calabria patrimonio dell'umanità. È una delle opere architettoniche della storia dell'uomo di cui ancora non si sono svelati i misteri. Come le piramidi in Egitto, Stonehenge in Inghilterra, le teste dell'isola di Pasqua, perché nessuno ancora è riuscito a spiegare come abbiano fatto a fare un'autostrada di 500 km che è sempre in salita, sia andata che ritorna. Te lo ricordi mio cugino Paolo Paticolo? Paticolo? Quello che è scomparso 20 anni fa. Te lo ricordi? Ah sì, Paolo, quello che era scomparso 20 anni fa. 20 anni fa, mi. È tornato. Ah, sono contento. È tornato dopo 20 anni. Che bello, ma 20 anni, ma dove è stato? In coda sulla Salerno Reggio Calabria. Sono contento, sono certo contento. Ci sono problemi, perché caro mio, purtroppo abbiamo problemi perché la moglie ha aspettato, però poi dopo una settimana si è sposata. Lui pure certo c'ha un'altra storia con una donna che ha conosciuto lì in coda sull'autostrada della coda accanto. Certo pure quella è una storia tormentata, perché la coda di lei andava avanti 200-300 metri e stavano 5-6 anni senza vedersi. Poi lui la raggiungeva fino a che lui non gli ha detto che facciamo con due macchine, butta la tua e vieni a vivere in macchina con me. Io sono il primo testimone. Finalmente è stata completata la costruzione di una grande opera a nostro favore. Finalmente, signori miei, è stata completata l'autostrada Salerno-Reggio Calabria. A una corsia, fanno. L'ha già pigliata sta stagione, piglia a pre a mare. Cazzo è diventata la PlayStation. I miei roppi 300 metri, un posto volante, tenevo un joystick in mano. Arrivata all'uscita di Ponte Cagnano, è uscito un quartiere, l'hai vinto un altro giro. Arrivata a Battipaglia, sei buttato un mese, avevi una bandiera a scacca e ti scritto in sentenza, c'era buffando. Arrivata a Ebbles, è studiata la macchina sotto, c'era avuto un cofano, si è scritto tempo scaduto. A condursi coppa no ponte avevano scritto Dio c'è e sotto avevano aggiunto essi super i 50 all'ora o vai pure a trovare. A sala consilina se aveva una freccia obbligatoria ma trovata la casa era signore. Ha detto scusate è sala consilina mi ha risposto no è salotto la casa mia mi ha chiamato un quale ci devo sputtire. A chilo punto mi sono pezza c'è scritto coppa navigatore della macchina Salerno e Zagolabia è uscita la scritta Amarone da Cumba. Non c'è più un ponte sano in coppa a tutta l'autostrada. Dopo il 40° ponte rotto, nonno si è facciato e tu aiuto, ma sti cornuti reti tedeschi, che cazzo hanno combinato 60 anni fa? Ma anche chi gli operai sanno che andarici. Ci trascinano in loro, scusate, quando finisce la Salerno Reggio Calabria? Io spero 3-0 per noi, non ti preoccupare. Stanno lavorando talmente da tanto tempo che pure chi l'indotto triangolo, che la pala a mano, lo mina il lavoro in corso, è cagnato. Chi le prime sa mi sembrazione, sarà tutto cazzo. Una cosa buona hanno deciso e di questo ringraziamo tutti i nostri politici che il pedaggio si pagherà solo a lavori ultimati e vaffanculo perlomeno morimo senza cacciare una lira. Ah. Finalmente signori miei
è stata completata l'autostrada Salerno-Reggio Calabria.